chiude, amore. E niente, ci siamo. La prima benzina del viaggio, ragazzi. Senti che odore qua, madonna. Il gruppo sarà diviso così: moto, macchina. Prima regola, viaggiare leggeri. Sì, sì, tanto io sto comoda, andate tranquilli. Guarda, se volete potete aggiungere un'altra valigia qua, così ci siamo, no? Siamo sul traghetto. Sentirà nulla. Come 6 ore in traghetto, con tanto di ritardo, con tantissime ore di sonno, tantissime ore senza far nulla, finalmente pare che siamo arrivati in Sardegna. Questa sarà la spiaggia dove mangeremo stasera. Non ho mai visto un silent party così. Posso dire che sembrano tutti un po' stupidini? Che cosa carina mangiare così al mare. Bello. Sai quello che te mangi? Ah, perfetto. Che perfetto. Nuovi. Mystery box. Facciamo questa mystery box leggera. Vai, vediamo, vediamo. Un posto a caso. Allora, abbiamo preso 4 panini. Attenzione, per il senza glutine, una piadina. 3 piatti con tagliata, pomodorini, grana e rucola. Bene, quella inizio. È la mia, ciao, grazie. Eccola! Buongiorno ragazzi! Ieri siamo crollati, nonostante sotto il nostro appartamento ci fosse un locale che aveva la musica fino alle 3 di mattina. Ma adesso, prima di fare qualsiasi cosa, prima di andare al mare, perché oggi sarà giornata mare, gommone, colazione. Abbiamo appena fatto i rifornimenti per il pranzo e ovviamente abbiamo preso il nostro pane gattiau che oggi finalmente proveremo. Io vorrei solo dire che il pranzo ce l'abbiamo, il costume pure, non ci resta che andare. Emanuele, guarda che la nostra è di là, eh. No, no, la mia è quella, io vado con quella, raggiungo là. Aspettate. Ok, a dopo, ciao Ema. Questo sarà il nostro bolide. Chi guida? Io. Ok, a posto, allora si sta carini. Giovanni alla guida, la vedo malissimo. Che meraviglia. Ok, non ho mai visto un'acqua così. Madonna, ma che bella qua. E dopo il bagnetto, il pranzettino con questo subito. Buon appetito. Qui siamo dove? In Croazia? Dov'è che siamo? Pesciolina. Ciao, allora intanto volevo dire che siamo in Corsica. In Croazia? Dov'è che siamo? Sono molto soddisfatta di questa gita in gommone che ci siamo fatti oggi come primo giorno, devo dire non male. Stasera credo che andremo a farci una bella cenetta da qualche parte, non vedo l'ora. Se posso dire la mia più sincera verità, ci siamo cambiati, abbiamo dormito e adesso siamo pronti per andare a cena. Siamo ancora un po' assonnati. Infatti fino adesso mi sono bevuto una Red Bull per svegliarmi. Vedo tutti svegli, devo dire, eh. E poi mi fa ridere che Emanuele sia dello stesso colore della testa di Marco. Io non vedo differenze. Oh, taglierino sardo per iniziare la serata. Buon appetito. Guarda qua, il color Jones. Questi mi hai decantato così tanto. Vabbè, io voglio assaggiare. Buoni. Cavolo, ma la menta diventa un botto. Molto buoni però. E poi giustamente grigliatina di pesce. Buongiorno ragazzuoli. Ieri dopo cena eravamo tutti convinti di far serata e invece no. Siamo tornati a casa alle 2 e ci siamo subito addormentati. Io e la mia compagna di viaggio ci alleneremo un pochino. Posso dirti che sei imbarazzante? Questa è la tua colazione, cioè non hai neanche fatto colazione fra un po'. E adesso ci stiamo spostando alla spiaggia che tu hai già visto. Sai che te oggi hai la responsabilità di tenerci d'occhio a noi due. Così mi hanno detto loro, cioè Simone e Giovanni, che si sono defilati in moto. È una botta di ferro. Come ieri, fede di tacchino e mare. E questa roba fit, birra, alcol, pizza. Ma non voglio dare proprio questo messaggio. Bello, bellissimo. Sono una botta di ferro. Vai Simo, fammi vedere come mangi questo ananas non tagliato. Modi alternativi, eh?
Anche tu, vieni. Io mi finisco con Mossi. Sono una botte di ferro. Devo dire che questo caffè con questa vista non è male per niente, eh. E anche con questo ice cappuccino, che questo, diciamo, segnerà la morte di Manuele, vero? Forse del bagno del locale. Probabile, sì. Sono una botte di ferro. Siamo arrivate con il botto. Comunque, ciao a tutti, sani e salve. Ciao. Adesso come minimo cena gigante, Versione extra large. Oh mio Dio. Giustamente non contenti, qui cos'è che abbiamo? Qui abbiamo il barbecue, qui invece con la tartare di tonno, abbiamo il messico e il pulled pork. Ah, oggi non ci facciamo mancare niente. Niente. Vabbè, con questo tavolo pieno di roba, io direi di iniziare a mangiare, Questo è buonissimo, anche il pane che è fatto, lo fanno loro ogni giorno. Infatti si sente buonissimo. Ho chiesto una fetta a Giovanni, la fetta di Giovanni. Amore, non ti sembra di aver esagerato con questa fetta? Ecco come vanno a finire questo tipo di serate. Jeffer direttamente nella bottiglia. Ora si fa di shot di bevuto di Jeffer. Finalmente arrivati e guardate che cavolo di paesaggio! Mai vista una cosa del genere. Raga, io voglio andare a fare il bagno adesso. E tuffate. Io mi sto fidando di te, Matteo, in questo momento, sappilo. Carina. Sì, ti piace. Ovviamente, come ogni volta, pranzetto a mare, il solito affettato e soprattutto il solito guttiao, che ormai non se ne può più fare a meno. Siamo a questo biscottificio tipico sardo. Oh mio Dio, Madonna! Innamorata. Non contenti della nostra merenda che mi ha fatto alle 7, sono le 9 e noi siamo a mangiare sushi. Io non sono più capace a mangiare con le bacchette. Buongiorno a tutti, stamattina siamo svegli alle 7:30 perché siamo a fare colazione per poi allenarci. Questa è la condizione della colazione di stamattina. Siamo arrivati al parchetto dopo la colazione. Ma solo tu giochi, non gioco. Le dai, noi andiamo ad allenarci. E dopo il nostro super workout già ci siamo cambiate, docciate, abbiamo pure fatto una passeggiata per cercare un bar, ma niente. Abbiamo già risistemato tutta la camera con tutte le cose da portare via e oggi ci rimettiamo in viaggio. Noi come se non abbondiamo non siamo contenti. Io direi che non vi potete lamentare, Buon appetito. Dopo la pennica post pranzo e una quarantina di minuti in macchina siamo arrivati in questa caletta meravigliosa che si chiama La Campionna. Ci sdraiamo su queste rocce appuntite. Benissimo. Qui siamo alla caletta degli innamorati. Ma quindi... È la nostra caletta. Quindi qui buttiamo la roba e ci tuffiamo. Niente male questa spiaggetta degli innamorati, molto molto bella devo dire. Però adesso stiamo tornando velocemente a casa, cambiarci, farci la doccia, perché stasera andiamo a mangiare porceddu. Madonna che grossi che sono questi. Vediamo un po'. Oddio, ma oddio che cuccioli quelli piccoli. Oddio, ciao piccola. Lei è molto bellina. C'è un chiwi. Ciao chiwi. Vabbè, stasera si inizia così. Ci siamo allontanate un attimo e qui, guarda, è arrivato il mondo, è arrivato. Vabbè, buon appetito. E lì ci sono i ravioli. Qui c'è Emanuele che è ubriaco. Ma tu sei ubriaco, mortacci. Ma non è vero. Allora, io qua intanto mi sto a fare il mio bel piattino con questa pasta. Mamma, quindi il mio primo può... Com'è? Porceddu. Porceddu. Si chiama? Porceddu. Ehi. Assaggiamo sto porceddu. Andiamo.
sì. Allora, io non so perché mi hanno decantato così tanto questo cavolo di fil di ferro. Bevilo senza adorarlo. Perché? Fidati. Vado diretta, eh? Non lo bere tutto. Bevi tipo un po'. Tuffo a bomba. No, 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 muori. Senza. 3. Annusare. 2. 1. Forza. È acetone per lunghe. Sì, e forse è un po' forte. E ora qui in alto voce, vai. Ora che viene da fare proprio. Dai, l'hai mai bevuto? E lo bevi. Il secondo sorso è ancora peggio. Posso dire che è stata una cena luculliana, perfetta, buonissima, ho mangiato come una botte. Adesso posso dire che vado a letto felice. Ci vediamo domani, raga. La situazione di questa mattina è questa: fuori il tempo fa abbastanza schifo e io e Simona stiamo tentando di fare un pancake con questa padella assolutamente non antiaderente e questo risultato. Vabbè. Vabbè, lasciamo perdere. Sai questo perché? Perché ovviamente non ho la mia farina d'avena bulgara. È per questo, capito? Cosa ne pensate di questi pancake? Bellissimi, vero? Senza la farina di bulk non va da nessuna l'ho parte. L'ho già detto io. Allora, per dare un po' di pepe a questo Ferragosto abbiamo deciso di farci una passeggiata e per andare mi hai detto alla tomba dei giganti. La tomba dei giganti. Perché in Sardegna c'erano i giganti un tempo. E poi vorrei dire che c'è posto che vada senza Emanuele con la B. Voi siete sicuri che dopo questa scarpinata troveremo veramente la tomba? La nostra! Vabbè, la nostra sicuro, guarda! Che bellino! Ecco, oh, che carina, vero? Sapete cosa sembra? La grotta dei Gruz! Carino! Ma anche in generale la vista sembra quasi di stare... boh, non in Italia. Queste sono le spiegazioni... e la Memli. Ma siete altissimi! Molto bello però. Se non avessimo perso quell'ora e mezza sì. A camminare sotto il sole, non ci fossimo stancati così tanto e avessimo subito scelto la strada giusta, sarebbe stato sicuramente meglio. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è la mattinata dopo Ferragosto. Scusate se ieri sera non ho ripreso la cena, ma abbiamo deciso di fare una cosa un pochino più intima e lasciare la telecamera a casa. Comunque oggi ci stiamo spostando verso Cagliari. Vi spoilerò anche che poi in questa vacanza andremo anche a Porto Cervo, insomma faremo delle cose molto particolari, ma la seconda parte di questa vacanza e ovviamente di questo video lo vedrete nel prossimo episodio, quindi mi raccomando, per non perdervelo iscrivetevi al canale e se ancora non l'avete fatto accendete anche la campanellina, anche perché purtroppo in estate le persone non ci sono su YouTube e magari si dimenticano di vedere i video. Detto questo ragazzi, io vi saluto, spero che anche questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo episodio qui in Sardegna. Ciao.